Io sono del parere che tutti sono testi nazionali, ma l'Aquila in modo particolare per le note vicende. Gli elettori che sono chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale, a eleggere il nuovo sindaco, in qualche modo danno anche un giudizio su quello che avviene a livello nazionale. Beh, credo che abbia avuto molto coraggio e in questo momento della politica, proprio per quello che diceva anche lei sull'antipolitica, uno che ci mette la faccia e si candida merita tutto il nostro apprezzamento e riconoscimento. Credo che questo lo faranno anche gli elettori dell'Aquila. Beh, si parla tra di noi, ma in effetti si parla in tutti i partiti, perché c'è una crisi profonda dei partiti politici e quindi all'interno di ogni partito si parla per cercare di modernizzare la struttura partito, perché in una democrazia, almeno io credo questo, non si può fare a meno dei partiti politici, solo che i partiti politici stentano a camminare con la stessa velocità in cui ha camminato la società civile. Io mi rendo conto che coloro che si sono trovati in grande difficoltà, che hanno non soltanto all'Aquila, ma dove sono accaduti le vicende come quelle aquilane, se andiamo a vedere qui all'Aquila, con l'intervento diretto del governo e quindi del partito di riferimento, sono stati, qui non c'è un container, non c'è come purtroppo in altre parti d'Italia per anni, anzi in alcune parti ci sono ancora i container dove ci sono le famiglie dentro. Qui all'Aquila questo è stato evitato, ma è antipatico ricordare questo perché abbiamo fatto solo il nostro dovere, non abbiamo regalato niente a nessuno, era giusto farlo e lo abbiamo fatto, però è giusto che gli elettori aquilani ne prendano contezza. C'è una diversità tra i costi della spesa pubblica e i costi della politica. Io sono tra coloro che sostengono che il finanziamento pubblico a partiti ci vuole. Ci vuole perché non possiamo dipendere da qualcuno. E siccome la politica costa, i partiti costano, se c'è un finanziamento pubblico, il problema è che fino ad oggi molto probabilmente i controlli non sono stati adeguati alle cifre che sono state stanziate per i partiti, quindi occorre maggiori controlli. E poi, se dobbiamo anche ridimensionare la cifra perché c'è una crisi economica e finanziaria, sono perfettamente d'accordo, ma abolire il finanziamento pubblico ai partiti sarebbe un errore gravissimo. Il costo della spesa pubblica ha radici vecchie, ha radici lontane, che ex abrupto non possiamo, bisogna farlo gradualmente, perché ci sono troppi amministratori locali, ma anche ministri che in questi anni hanno fatto ricorso a consulenze esterne, avendo al proprio interno tecnici bravi che potevano sicuramente assolvere a questo compito. Quindi su questo dobbiamo intervenire, e se il governo Monti, che io non amo, ma lo farà, sicuramente avrà il mio appoggio. Accorpamento delle province. Questo però, anche su questo, l'accorpamento delle province, a dirlo si fa presto, ma siamo sicuri di risparmiare? E tutti i dipendenti delle province dove vanno? Chi se ne assume? Oppure si pensa a licenziare all'interno delle province? L'accorpamento sì, è giusto, perché soprattutto negli ultimi anni erano nate delle province assurde, province con la città capoluogo di 25.000 abitanti che diventava provincia. Tutto questo, per carità, però vorrei capire le deleghe che oggi hanno le province, chi le prende, e soprattutto i dipendenti delle province dove vanno. L'abbiamo detto molto chiaramente anche il segretario nazionale Alfano. Questa è una riforma che certamente non consente l'apertura a nuove assunzioni, anzi, semmai
consente di licenziare, perché praticamente viene cancellato il lavoro a tempo determinato, che era una soluzione che perlomeno dava qualche possibilità di lavoro. Con questa riforma viene praticamente cancellato. Questo è un compito che i provvivieri affronteranno. Ora pensiamo alle elezioni, poi a quello che dovremo fare. Certo, non possiamo consentire a un iscritto di un partito di poter fare ciò che vuole, candidarsi dove vuole. Questo ne va dell'immagine del partito e quindi non può essere consentito. In caso di ballottaggio cosa farete? Beh, questo lo decideranno, naturalmente lo deciderà il partito a livello nazionale. Certo, non saremo mai per far vincere un uomo della sinistra, questo è ovvio. Si sta discutendo sul cambiamento del nome, ma francamente io non riesco a innamorarmi di questa di questo argomento, perché non è il nome di un partito che fa la forza di un partito, sono i programmi. Matteoli, oggi in visita all'Aquila, qual è l'impegno che lei ha chiesto all'onorevole? Ma la presenza di Matteoli, oltre a confortarmi da un punto di vista di vicinanza con il PDL, ha un altro significato importante. Matteoli è stato ministro e conosce molto bene i problemi della città dell'Aquila, li ha seguiti attentamente. In particolare io ritengo che ci possa essere di grandissimo aiuto nel riconfigurare il provvedimento legislativo per uscire dall'emergenza d'Aquila. I disegni di legge che giacciono presso l'ottava commissione sono relativi alla situazione che l'Aquila aveva 2 anni fa, quindi riguardano più che altro i rapporti della governance, il commissario. Ora tutto questo mi sembra che con Barca sia stato superato o superato in gran parte. Quello che bisogna chiedere è che lo Stato, il governo, in qualche modo si faccia carico delle necessità da un punto di vista di dotazione economica per uscire dall'impasse della filiera e per uscire dall'impasse che il blocco della filiera e successivamente la rimozione della filiera comporterebbero per l'esame dei progetti.